Serve volley, non è vero! Non esiste questo colpo, non esiste! Arriva col sniper! Numero paroso! Cari amici del podcast, benvenuti in questa nuova puntata dello speciale a Tu per Tu con quest'oggi in nostra compagnia Stefano Pescosolido. Ciao Stefano. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Stefano. Innanzitutto domanda oramai d'obbligo in questo periodo, come stai passando questi lunghi giorni segregato in casa? Adesso un po' meno, no? Perché da questa settimana già qualcosa inizia a smuoversi. Beh sì, sì, diciamo così, abbiamo passato 7 settimane, quasi 8 forse, insomma, ecco, in casa. Devo essere sincero, sono stato bene perché comunque, ecco, sono stato con i miei figli, mia moglie, insomma, ecco, siamo stati in famiglia e sono passati anche abbastanza velocemente. È chiaro che insomma, ecco, c'era il desiderio di tornare, c'è ancora il desiderio di tornare a vita normale. Dobbiamo imparare a convivere con questa situazione. Da lunedì, diciamo, abbiamo ripreso un po' la nostra attività. Da martedì abbiamo ripreso con l'apertura parziale del circolo, prima e seconda categoria. Abbiamo una 15ina di ragazzi e insomma, ecco, abbiamo ripreso un po' l'attività e è piacevole. Però devo essere sincero, insomma, ecco, sei 2 mesi comunque belli tra virgolette, sì. Chiaramente non bellissimi, però ecco, in famiglia sono passati bene, insomma. Tu, Stefano, speriamo, ecco, di tornare a una vita ancora più regolare come era prima, magari non proprio come era prima, però insomma gradualmente sì. Arriverà. Stefano, tu sei stato una colonna, no, del tennis italiano negli anni 90. Magari per chi non lo sapesse, se puoi descriverci un po' tutte le tue tappe della vita post ritiro. Tu so che hai lavorato a Roma, poi ti sei trasferito a Milano, se puoi fare un piccolo riassunto. Sì, allora, io praticamente ho smesso di giocare nel 2004, ho giocato l'ultimo torneo Challenger qui a Milano 3, dove lavoro, dove vivo e lavoro, e parlando con Seppi, mi sembra, sì, Andrea Seppi. E dopodiché ho iniziato a lavorare al Parioli, dove sono socio onorario, insomma, ecco, dove sono nato e cresciuto tennisticamente, e ho lavorato 3 anni lì con Vittorio Magnelli. Dopo sono stato 3 anni a Saraya Village, che era appena, insomma, ecco, era appena nato, diciamo, tra virgolette, insomma, ecco, un circolo nuovo e grande, un circolo polivalente, insomma, ecco, un calcio, piscina, insomma, uno di questi circoli che va adesso, ecco, non sono veri e propri circoli di tennis, però anche lì 18-20 campi, insomma, sì. Un bel circolo. Ho lavorato 3 anni con Mauro Caruso, sempre responsabile dell'attività agonistica e scuola, e poi da lì sono andato 3 anni con Max Giusti a Villa Panfili. Ok. Ho seguito, insomma, ogni 3 anni. Ogni 3 anni cambiamo. Poi nel 2013 ho deciso, ecco, di trasferirmi da Roma a Milano, sono venuto qui a Milano e adesso da 5 anni lavoro qui al... No, non proprio lavoro, perché io, ecco, lavorando in realtà con la federazione, sono tuttora, insomma, ecco, responsabile dell'attività under 16 e adesso sono part time con la federazione e lavoro qui al circo di Milano 3. Tu prima hai menzionato il Parioli, anche hai parlato di Vittorio, insomma, sia lì al Parioli hai comunque conquistato il tuo primo titolo Challenger, no? Della carriera, e Magnelli è stato un tuo punto di riferimento in tutta la tua carriera professionale. Ti chiedo innanzitutto i ricordi magari di quel titolo lì e poi anche qualcosina in più su Vittorio, che so che comunque è stata una, anche lui, colonna portante, no? Nella tua carriera. Ha fatto la storia lì al Parioli. Allora, quanto riguarda quel periodo, io lo ricordo volentieri perché era 1989. Ti dico, in 4 settimane praticamente vinsi un torneo a Frascati, un torneo di B. Adesso sono tornei OPE, sì. Era tornei di B, battendo in finale Viaggianti, era B1, insomma, ecco, quindi vinsi abbastanza agevolmente il torneo lì. Poi la settimana dopo
vinse il torneo al Parioli, il $25.000 in finale con battendo Cerro al primo turno, Furlan, insomma è un bel torneo, battendo Fuchs se non sbaglio in finale. E la settimana dopo wild card al Foro Italico, sì, quindi l'esordio in tabellone al Foro Italico, perdendo al primo turno con Lavalle sul campo 5-6, era un unico campo quello che è vicino alla curva dello stadio, sì. E poi la settimana successiva al Bonfiglio, vinsi il Bonfiglio, insomma, quindi vinsi tre tornei, un torneo di B, un challenge e un torneo giovanile, comunque era ancora under, comunque vincere a 18 anni un torneo challenger, che poi il vantaggio quale fu che prima la classifica facevano una media, quindi avendo giocato pochi tornei e subito una vittoria così, insomma arrivai a ridosso di 300 al mondo, adesso è più difficile, sì. E quello insomma ti avvantaggia, è chiaro che poi devi fare il risultato perché sennò come sali scendi se giochi tanti tornei. E niente, poi ecco l'esperienza di Roma, bellissima comunque davanti a tanta gente, perso nettamente, però una bella esperienza con Laval, un giocatore anche ostico per me, mancino, allora facevo fatica un po' con i mancini. E poi il torneo a Milano, il Bonfiglio, battendo Santorò, che era uno dei migliori juniores, era un anno più piccolo, però insomma il Bonfiglio è sempre stato un torneo di qualità, sì. E ecco, essendo ancora juniores, giocai questo torneo qui, ne giocai pochi perché solo gli Slam e il Bonfiglio, e l'anno prima feci anche finale fino a 17 anni feci tornei, feci finale all'Orange Bowl, che era un torneo, persi con Rossi in finale, battesi Emery, che insomma ecco erano tornei comunque a livello giovanile. Sì, anche oggi insomma hanno il loro, no, spessore, cioè, a livello giovanile. Sì, come adesso, ecco, ci sono state delle fasi in cui i migliori non hanno giocato perché andavano subito, passavano subito al professionismo, ma adesso i tornei, adesso, avendo seguito comunque ragazzi di 16 anni e l'attività under 16, spesso quasi sempre giocano tornei under 18, quindi ho modo di vedere il livello è comunque alto, ecco, dei tornei giovani. E insomma ti dicevo, un ricordo piacevole, insomma ecco, quei tre tornei in 4 settimane, sicuramente una fase positiva e che ricordo volentieri. Per quanto riguarda Vittorio, guarda, Vittorio è un allenatore preparatissimo, una passione pazzesca, un entusiasmo, e poi la cosa che ti colpisce è c'è un allenatore che vede subito, ecco, gli aspetti tecnici, il movimento del colpo, è molto bravo, ecco, cura i dettagli. Adesso inizia a lavorare con il settore femminile, il direttore del centro di Formia sicuramente farà bene perché ha esperienza e ha ancora quella voglia, insomma, ecco, poi ha dimostrato con i risultati, con Pennetta vince, ha iniziato con lui, con la moglie Sandrin Testudi, sì. Insomma, quindi per me è stato un allenatore importante perché ci teneva a me e insomma ecco, mi ha insegnato tanto. Devo dire al tempo stesso, ecco, non abbiamo avuto quella continuità perché poi io sono passato in federazione, lui ha iniziato a seguire la moglie, insomma ecco, non è che ci siamo trovati sempre, sì. Con lui ho avuto quel periodo lì e poi la fine della carriera, gli ultimi 3 anni li ho fatti con lui, comunque sicuramente piacevole ricordo di Vittorio. Ti anticipo che siccome hai parlato del Foro Italico, tante domande vertono proprio sul discorso Roma. Inizio a leggerti qualche curiosità dell'angolo social. Vincenzo Papagna, premessa, giocatore che ho amato tanto. Ho visto Stefano dal vivo al Foro Italico contro Porcic, quello che giocava sempre con la ginocchiera, primi anni 90, ricordo che perse e non entrò quasi mai in partita. Ho visto il risultato, non mi ricordavo la partita, in realtà hai perso male il primo, poi chiuso al tiebreak perdendo il secondo, 6-1-7-6. Sì, ricordo quella partita, al primo turno battei Krajicek, sì. Poi persi con Perpic, insomma, ci avevo vinto con Perpic, se non sbaglio, ad Amburgo, avversario comunque ostico, l'avversario completo, ecco, magari è sempre stato un po' nell'ombra di Ivanisevic, certo. Però è stato assolutamente primi 20, un ragazzo d'oro, un ragazzo bravo. E sai, Roma è un torneo bellissimo da giocare. Lo sentivi dà, però, no? Lo sentivi particolarmente, essendo di casa sentivi, a casa, sì, lo sentivi. Sì, perché giocavo in casa, ecco, avevo sempre un seguito, io vissuto tanti anni a Roma, sono sociaro, quindi veniva sempre tanta gente a vedere, l'atmosfera bellissima, e
E quindi era un po' sentito, se non iniziavi bene, c'era qualche difficoltà, ecco, facevi un po' fatica, diciamo, a scioglierti. Poi in quella partita lì non giocai bene il primo, entrai bene in partita nel secondo, però non bastò, insomma, ecco, per battere il croato. Però arriva il 94 con gli ottavi di finale, e a tal proposito la domanda di Simone Mori è proprio sul ricordo del match contro Agassi, un foro italico infiammato, io cedo. Quella è stata una grande partita contro Andrea Agassi. Quella è stata, guarda, quella è stata l'edizione, diciamo, che ricordo di più, perché è il terzo turno, sai, il miglior risultato. Però al tempo stesso ho perso un'occasione pazzesca, perché è vero, ecco, quello di Agassi, vinse in 3-7, partita bellissima, poi il Pietrangeli pieno, e se non sbaglio era il centrale quel periodo, il Pietrangeli, e ricordo perfettamente, insomma, ecco, pieno, la gente che dalla mia parte. Poi è chiaro che campione come Agassi non era comunque seguito, aveva i suoi, insomma, suoi tifosi, per il pubblico di Roma si schiera, chiaramente il giocatore di casa, però è chiaro che un giocatore come Agassi è sempre apprezzato comunque. Certo. E sai, c'ho quelle partite dove entri in campo con nulla da perdere, comunque, cioè, la spinta del pubblico fu pazzesca. Io sentivo bene la palla, giocavo bene, ebbi, ecco, il vantaggio di vincere il primo set, quello fu importante. Poi un calo nel secondo, lui gioca meglio, ma nel terzo, insomma, ecco, vinci abbastanza bene. Però al tempo stesso, il turno successivo con Elting, dove Avevi era una buona avanti un set, un chance. Eh break, sì. quello ancora ogni tanto mi viene in Ci mente, quella ripenso. l'occasione per andare in quarti con Ivanisevic, insomma. Vero che Elting era primi 20-25, insomma, però era un giocatore da veloce, non era da terra. Sì, diciamo che come ottavo a Roma poteva andarti peggio, ecco, Sì. possiamo dire così. Tra le Ci metteresti tante, la firma, quello sì. sì, penso proprio di sì. Tra le tante domande ti chiedono anche chiaramente di quel match in Coppa Davis in Brasile per Crampi, domanda di Settani Giovanni. Emotivamente, dopo quell'abbandono, come ti sei sentito? E tra l'altro anche Giuseppe La Rosa ci scrive se un po' non ti sei scocciato di dover parlare di questo episodio in Coppa Davis in No, Brasile. beh, non è, no, non mi dà fastidio assolutamente. L'ho vissuto male, però, ecco, è stato un Un momento incubo, sì. duro, duro, e l'ho pagato per i mesi successivi. Insomma, ecco, tutto quello che è successo non è stato un semplice, ecco, ritiro per Crampi. Viene il Crampi un po' a camminare così, portato un braccio fuori. Poi i momenti difficili nello spogliatoio, perché comunque, cioè, erano preoccupati tutti quanti. Io ero Certo. cosciente, muovevo il collo, ma ero paralizzato. Quindi, cioè, non è una situazione bellissima. Il dottore pure abbastanza spaventato, e poi mi hanno portato in ospedale. Disidratazione, avevo cambiato 10 magliette in 2 set, perché faceva un caldo Atroce. pazzesco. Poi c'è da dire, a differenza della Davis, già in quel periodo lì, comunque, in altri paesi trovavi delle situazioni più comode. Lì giocavamo sulla spiaggia, e diciamo che lo spogliatoio, oppure diciamo, una sala di attesa dove stavano le squadre, erano tutte arrangiate, quindi faceva caldo dentro e non c'era un punto di ristoro. E in più avevo visto tutte le partite del venerdì, le partite del sabato, la partita della domenica, al caldo, perché non c'era un punto dove stare. Era abbastanza cotto l'esordio, ha fatto il resto, insomma, ecco. Quindi, situazione che mi sono portato avanti per tanto tempo a livello mentale. Insomma, l'ho pagato un pochino, perché ero nel miglior periodo. Ho vinto 2 settimane prima del torneo di Scottsdale, Sì. miglior classifica, insomma, ecco, veniva da un momento felice, favorevole. Avevo giocato la semifinale a Roma l'anno che vinse Omar Camporese, ho persi con Ivanisevic. E quindi già nei 3 mesi ho fatto semifinale a Milano, vittoria a Scottsdale, era iniziato bene l'anno, ecco, lì un pochettino l'ho pagato, diciamo. Andiamo allora a parlare di Scottsdale 92, l'anno migliore per te, no? Il best ranking al numero 42. E se ci parli un po' di quella cavalcata, in finale poi hai battuto Gilbert, è stato il tuo primo titolo ATP, e poi magari ci andiamo anche su Tel Aviv nel 93, i tuoi due titoli ATP. Che ricordi hai però di Scottsdale? Scottsdale ricordo bellissimo, perché intanto perché è stato il primo torneo, e avevo affrontato la trasferta americana da solo. Quindi ero andato, avevo giocato la semifinale a Milano, poi da lì ero andato a Filadelfia e avevo giocato bene anche lì, abbattendo uno svedese, se non sbaglio, Holm, che
che giocava intorno alla quarantesima posizione, e poi persi con Sampras, giocando 6-4 al terzo con Sampras, una bella partita, lui vince il torneo. E da lì a Skosde. Skosde è un posto pazzesco, cioè è un resort, uno degli hotel più belli, al Princess Resort, è uno dei 5 hotel più belli in America, quindi ha delle stanze, ha degli appartamenti, e diciamo jacuzzi in camera, una doccia che facevi gli scatti dentro. Era anche stavo un da piacere. Solo, quindi vivevo praticamente da solo, uscivo con due racchette, andavo ad allenarmi, sai quel contesto dove ti trovi subito. C'erano due o tre italiani con me giocavano il torneo, che poi andarono via perché persero prima e andarono in diavolezza. Sì. Però ecco, ti dico, vissuto perfettamente, da solo, però me lo sono goduto tutto, perché alla fine giocavo bene, ero tranquillo, spensierato, e mi ricordo la prima partita con Masdorf. Sì. Masdorf, giocatore ostico, però lui veniva da, credo, semifinale o finale la settimana prima, quindi era passato dal veloce, dall'indoor, perché Memphis e Philadelphia erano al coperto. Sì. A giocare ecco, all'aperto, lui pagò un pochettino quel passaggio, poi batté in semifinale Cessna, in finale Gilbert, insomma ecco delle belle vittorie entrambe. Lo sono goduto, è stato veramente bello, anche se da solo, però mi è piaciuta la sensazione assolutamente positiva. Hai parlato anche di Mansdorf, proprio lo stesso Mansdorf l'hai affrontato in finale a Tel Aviv l'anno dopo, in cui poi hai colto il tuo secondo titolo nel circuito maggiore. Tra l'altro in semifinale hai battuto anche Muster, quindi ho battuto Muster, sì, sì. Prima vittoria contro un top 10, quindi altro torneo da incorniciare questo. Sì, con Muster, se non sbaglio, a tiebreak, forse un 7-6 al terzo, mi sembra. Guarda, allora con Muster io gioco diverse volte, a St. Polten sulla terra un anno vinceva 4-2 al terzo, ho perso 6-4, ho giocato delle partite anche a San Marino un anno, un po' più nel 6-4-2, però un tipo di giocatore anche ti fa giocare, ecco, non è che ti lascia fermo, quindi a me non dava particolarmente fastidio, chiaramente è solidissimo lui. Sì. E lì giocai bene, insomma, ecco, anche lì la settimana, io andavo un po' a settimane, quindi ebbi qualche problema nel primo turno contro un bulgaro, Velev, che giocava anche abbastanza bene, poi se non sbaglio vinsi con forse Wheaton addirittura in quarti di finale, o forse hanno un'altra edizione, adesso non ricordo. Controllo però, subito. Però ecco, con Musa giocai una grande partita, con Masdorf diversa da quella che avevo giocato a Skosde. Lui è beniamino di casa, insomma, ecco. Però senti un po' la pressione, senti la pressione, io approfittai, io giocai bene, comunque una partita solida, attento, e lui, incitato dal pubblico, soffrì un pochino, cioè, ecco, perché era chiaramente favorito. Certo, diventai un po' l'idolo. Poi sono stato 7-8 anni a giocare il torneo lì, ho fatto un'altra semifinale, e devo dire che anche lì c'era una situazione bella, perché l'hotel era sempre sulla spiaggia, il Dan Acadia, e andavamo a correre la mattina, il mio allenatore era Infantino, e insomma è quella situazione che ricordo perfettamente. E anche lì giocai comunque un bel torneo, comunque con giocatori di qualità, di spessore. Quindi nel contesto spiaggia hotel, insomma, ti trovavi mi trovo, insomma, ecco, ti trovavi ho sbagliato attuale. Forse la programmazione. Tra l'altro ti confermo quanto dicevi tu prima: al secondo turno Wheaton, poi quarti Sanchez, altra vittoria in 3-7, ah. Poi Muster tiebreak del terzo set, e poi chiuso contro Mansdorf 7-6-7-5 in finale. Abbiamo parlato di due titoli ATP, prima della Coppa Davis in Brasile, adesso ti chiedo però del match contro Bruguera, un match pazzesco in Coppa Davis. Sì, devo essere sincero allora, io il venerdì avevo giocato ho battuto Costa in rimonta, credo una delle poche vittorie in rimonta di un italiano all'estero, da 2-7-0 sotto, sì. Insomma, ecco, in casa era successo, ma fuori che fu una delle prime. Avevo battuto Carlos Costa, che è attualmente il manager di Nadal. Gli spagnoli soffrivano nella Coppa Davis, non erano, ecco, il Bruguera era un giocatore che vinse quell'anno lì Parigi, vinse l'anno prima Parigi, quindi era probabilmente uno se non il giocatore più forte sulla terra.
però lui è del 71 come me, ci ha giocato diverse volte, ci ho vinto anche un paio di volte. Non è un giocatore che mi dà fastidio, ecco, che significa che loro sono più regolari, sono sicuramente, ecco, hanno avuto più costanza e più equilibrio di me, sì. Però io nelle giornate, diciamo, di vena, ecco, ero difficile quello da affrontare, purtroppo ne erano tante, però lui, ecco, non è un giocatore che mi dà fastidio. Sono quelle situazioni che si verificano poi quando giochi con giocatori più forti, nulla da perdere, venivo dalla, come detto, dalla rimonta di venerdì, quindi ero comunque in carico, fiducia, sì. E Adriano, ricordo Adriano che mi disse prima di entrare in campo, mi disse: hai caricato il fucile? E disse sì, Adriano ha caricato, insomma, dopo il primo set, il primo 6-4, poi 6-0 secondo io giocavo bene, cioè, inutile, cioè, comunque come toccavo la palla, fiamme col dritto e di dritto soprattutto, non gli lasciavo spazio, insomma, ecco. Diciamo, gli spagnoli soffrivano quel tipo di dritto piatto, la palla arrivava veloce, lineare, e loro fanno un po' più difficoltà a girare la palla, insomma, ecco, adesso loro ruotano molto, sì. Ebbi anche il vantaggio 2-1 e break nel quarto e 3-1 nel quinto, insomma, sempre con break, quindi ebbi anche un'opportunità nel quinto per vincere. È stata una delle tue migliori partite, no? A prescindere dal risultato. Sì, no, sicuramente una delle migliori partite, sì, cioè, che ricordo, è chiaro che quei due set lì giocati, forse probabilmente sono stati il miglior tennis, la migliore ora della mia vita, sicuramente. Ok, e questo è importante sottolinearlo. Torniamo all'angolo social, altra carrellata di domande. Ti chiedono, Pierpaolo Di Caterino, braccio da primi 10-15 del mondo, cosa ti è mancato magari per fare quel salto in più rispetto al tuo best ranking? Guarda, non ero un giocatore costante, come ti ho detto, sì. Il braccio forse non era un problema grosso, il braccio sicuramente ho pagato la situazione del Brasile, l'ho pagato un po', perché io ho raggiunto la migliore classifica a 20 anni qualche mese, sì. Insomma, ecco, quindi ero nel pieno dell'attività della gioventù, sì, della sì. Forma, e sicuramente quello l'ho pagato, perché poi i mesi successivi sono stati duri. È vero che sono tornato poi con Tel Aviv, sono tornato intorno al 45-50, però ecco, diciamo che quel fatto lì l'ho pagato abbastanza. E poi, ecco, non ero uno costante, insomma, ecco, non, diciamo, la costanza è stato, costanza è mancata un pochino. Ok, Davide Sabatini, una domanda sul tennis moderno: ritieni si sia un po' troppo appiattito? Ritieni magari che si debba intervenire sui materiali per migliorare la spettacolarità del gioco, e se sì, in che modo? Non ho sentito la seconda parte. Si è appiattito? Se si è appiattito il tennis moderno, e se ritieni che magari intervenire sui materiali per aumentare un po' lo spettacolo possa essere una soluzione. Ma sì, appiattito sì, adesso tirano tutti, sono molto fisici, tirano tutti forti, sono abbastanza uguali diciamo, nell'interpretazione della partita. È chiaro che la palla viaggia veloce, quindi adesso devi essere fisicamente preparato, mentalmente comunque devi essere solido, e c'è poca varietà, c'è poco spazio al tocco, al gioco al volo, a soluzioni, insomma, diverse. Sì. Sicuramente i materiali sono, ecco, contano, e contano tanto. Non sarei lì per cambiare il materiale, neanche per cambiare le regole. Viviamo una fase di gioco diverso rispetto al precedente. Adesso è, diciamo, monopolizzato da Federer, Nadal e Djokovic. Vedere, ecco, delle partite quando gioca Federer con uno di loro è una partita bella, perché certo. vedi due giochi diversi. Ecco, a volte, che ne so, abbiamo visto anche qualche finale da Djokovic e Murray, non spettacolari, insomma, ecco, veramente lottati, tirate, due campioni, però è chiaro che lo spettacolo è diverso rispetto a prima, sì. Prima vedi più varietà, insomma, ecco, i giocatori erano di più, erano più vari, avevano più qualità da quel punto di vista, però adesso hanno più qualità dal punto di vista mentale e fisico.
Sì, cambiato il tennis. È cambiato e non di poco, magari dico io oggi si può apprezzare qualche match quando si è davanti a un contrasto di stili, no? Ecco perché magari un Federer contro Djokovic può sicuramente essere una bella partita come un Federer-Nadal, se già andiamo a prendere due giocatori un po' più simili, no? Come anche visione e idee di gioco, tipo un Djokovic-Murray, allora forse può risultare un po' più monotona la partita, un po' meno... Adesso devi trovare comunque due giocatori che abbiano un tipo di gioco diverso, esatto. Perché è una partita anche spettacolare. Spesso vedi i primi turni dei tornei, non è un tennis che ti fa impazzire. Adesso è difficile riconoscere adesso sono quasi tutti uguali. Prima facevi più difficoltà a riconoscere i giocatori, il tennis era più vario prima, adesso la palla viaggia molto di più, insomma, ecco, come detto, è più fisico, quindi c'è meno spazio per non personalismi, però ecco, per soluzioni spettacolari. Sì, un po' più di soluzioni di fino, definiamole così. Cioè. Stefano, per quanto riguarda invece la tua esperienza in cabina di commento, cosa ti ha dato? Ma guarda, intanto devo dire che una delle prime volte che ho commentato una partita, una semifinale di Parigi tra Nadal e Djokovic. Devo essere sincero, Nadal non era un giocatore che mi faceva impazzire, sì. Però avendo visto quella semifinale, credo un 7-5 al 9-7 al quinto, qualcosa del genere per Nadal, apprezzato un giocatore, cioè sono 4 ore e mezzo, 5, una partita veramente tirata. E lì vedi la qualità veramente di Nadal a livello mentale, un giocatore che comunque si è migliorato negli anni, ha capito che doveva fare qualcosa in più, insomma, ecco, adesso gioca più vicino alla riga, più offensivo, va più spesso a rete a volte di giocatori che attaccano. Sì. No, ecco, è chiaro che ti aggiorni pure, vedendo le partite rimani ecco, diciamo un aggiornamento continuo, il tennis cambia continuamente e insomma ecco, poi mi diverto a vedere le partite, vedi con un altro occhio rispetto a quando giocavi tu e avevi le sensazioni dal campo, adesso le sensazioni sono dall'esterno e si vedono molte più cose rispetto a quando giocavi, insomma. Ti aiuta anche a studiare, no? Perché è un occhio più attento, ti aiuta a studiare perché magari è anche un occhio studiare, più attento. Sì, no, assolutamente, hai detto bene. Questo è fondamentale. È uno studio continuo, un aggiornamento continuo. E ci sono domande anche riguardo il tennis azzurro, i tennisti emergenti, ce la pone Claudio Gervasio, cosa pensi dei tennisti italiani in rampa di lancio? Fortunatamente è un periodo buono, ecco. È il peccato, ecco, ci sia stata questa pausa perché veramente il tennis sta vivendo una fase assolutamente positiva. Guarda, parto un po' più da lontano, è positiva, adesso noi vediamo diciamo l'apice, il top, sì. Però è positiva a tutti i livelli, insomma, ecco, dall'attività promozionale, bambini di 8, 9, 10 anni all'attività giovanile, under 12, 14, 16. Abbiamo tantissimi giocatori in classifica mondiale nei tornei ATP giovanili, tanti nei tennis Europe, e comunque in una fase assolutamente positiva, e poi ci sono dei giovani interessanti a dir poco, insomma, ecco, da Berrettini a Sonico, Sinner, che hanno qualità pazzesca, insomma, ecco, adesso prendiamo Berrettini, miglioramenti che ha fatto, i risultati che ha ottenuto lo scorso anno. Incredibile. Io non credo che qualcuno, guarda, devo essere sincero, questo l'ho detto adesso, mi ricordo forse a Vincenzo proprio l'ho detto, sì. Devo fare i complimenti a Luca Bottazzi che 2 anni fa, proprio commentando una partita durante il torneo di Wimbledon, sì. Matteo perse con una partita commentata io con Simon, sì. E dopo parlavamo della partita, insomma, come era andata, e lui disse: guarda, questo qui è un giocatore, è un giocatore moderno, chiaramente le qualità sono da giocatore moderno, servizio, dritto, potente, però un giocatore, lui disse che entrerà nei primi, un giocatore nei primi 10, disse, io dico no, magari ecco, primi 10 la vedo difficile, più nel 20, breve, certo. Primi 20 secondo me tranquillamente, sì. Ci può stare, insomma, ecco, quindi lo fai complimenti a Luca perché ci ha visto lungo, colse ha visto lungo. Però insomma, ecco, le qualità ci sono e insomma, un giocatore che si è migliorato, un giocatore che ottiene risultati su tutte le superfici, quindi è competitivo su tutte le superfici, terra, erba, indoor, ghiaccio, cemento all'aperto, tutte le parti, quindi sì. Questa è una qualità pazzesca per il tennista moderno.
E poi una qualità, secondo me, dei giocatori forti, dei giocatori veramente campioni, che nei momenti di difficoltà lui riesce sempre, anche nelle partite dove gioca male, riesce sempre a stare attaccato al punteggio e a girare la partita. Insomma, ecco, cioè, Sì, è sai che vero. quando vinci 60 partite l'anno, non è che vinci 60 partite giocando al massimo, ne vinci 10-15 dove va tutto bene, poi le altre con Devi qualche difficoltà. arrangiare, certo, quei mezzi che E hai quello nel ti fa la gioco. differenza, insomma, ecco, lui da questo punto di vista, almeno nelle partite che ho visto, ho avuto questa impressione qui, bravo, bravo. Su Sinner invece? E Sì. un'altra cosa, ecco, parlando anche di Sinner, un altro giocatore che ti prende, cioè tu lo vedi, dici, questo non può essere, non essere nei primi 10, e sono seguiti bene, insomma, ecco, quando mi hai fatto la domanda prima, che cosa ti è mancato, cosa, anche una continuità dal punto di vista di essere seguito regolarmente da diciamo, da una persona, un allenatore, io ne ho avuti diversi, perché le situazioni spesso cambiano e sei costretto a prendere delle decisioni diverse. Loro sono seguiti perfettamente, insomma, sia Berrettini con Vincenzo, tuo padre ha creato un team, Vincenzo, ecco, siamo cresciuti insieme, è una persona fantastica, e sia Riccardo Piatti, che è una garanzia, insomma, ecco, questo è fondamentale per il giocatore di tennis, insomma, quando trovi quella parte lì, Sì. Certo, 60%, 50%, non dico che sia fatto, però sei sulla buona strada, assolutamente. è un vantaggio non da poco. Infatti, una delle domande di Nicola Devo verteva proprio su questo: il fatto magari di non aver avuto al tuo fianco una figura fissa per tanto tempo sicuramente non ti ha aiutato per ambire i piani alti. Ecco, possiamo dire così per riassumere quello che dicevi Sì, poc'anzi. ecco, io ti ho detto, mi hanno detto del Brasile, ecco, quello lì è chiaro che mi ha cambiato, perché da lì ho mollato anche Vittorio, io mi allenavo con Vittorio, quel periodo lì ho mollato, perché comunque ero in una fase difficile, non faccio fatica ad allenarmi, non continuavo a giocare, tornavo a continuare, perché il pensiero ogni volta che la partita andava al terzo set oppure si allungava, mi usciva fuori il scrampo, quindi era un fatto mentale, e era difficile convivere comunque, allenarsi. E insomma, ecco, chi ne paga le conseguenze? L'allenatore. Certo, Insomma, certo. ecco, quello è un pochino legato. E se proprio, ecco, devo dire che cosa cambierei per una situazione del genere, ecco, trovare una persona fissa con cui credi, e ne ho avuti, ecco, di bravi, perché Infantino o Vittorio Magnelli sono due allenatori assolutamente di top, Sì. di livello, e sicuramente quello fa la differenza. Tra l'altro, Stefano, non so se ti ricordi, ma recentemente tu hai fatto una diretta Instagram con Vincenzo Santopadre. Mi sono intrufolato in quella Sì. diretta Instagram Sì. e lì per lì ho fatto quella domanda relativa alla scimmia in India che entra in campo. Non era Vincenzo? Ah, tu gliel'hai Sì, fatta. gliel'avevo fatta io e tu gentilmente l'avevi rigirata. Allora ti chiedo, qual è magari un episodio divertente che ti è capitato, quantomeno assurdo? Io ne so uno in particolare, magari a Sydney. Più che divertente, quello è stato assurdo, una sfiga clamorosa, no? Guarda, quello è stato il 1992, è Sì. iniziato in questo modo qui, trasferta in Australia, e ha tirato la racchetta, ma anche lì ha fatto una sfortuna pazzesca, perché giocavo su un campo con tre spettatori, tre, il mio allenatore, la fidanzata, l'avversario e l'amica. Era un campo secondario, perdevo 3-2 al terzo con Tali Anderson, e 30-40, serviva lui 30-40, quindi palla contro break, lui mi fa un ace a uscire, io lascio cadere la racchetta, e era rebound ace, lì era la gomma, Sì, la rimbalzare, palla faceva un caldo pazzesco, era morbida, quindi la racchetta rimbalzata, non so, ha tirato un calcio, presa perfettamente, e ho colpito questa in testa, quindi sul sopracciglio, cioè sangue, manco te lo dico. È chiaro che mi sono sentito subito, sono andato lì, chiesto scusa, squalificato, giustamente, ma quello è il meno, insomma. Però quando è successo, succede alla fine. quella è Quindi quello è sfiga. stato il primo episodio del 92. Poi, tornato, insomma, ho giocato bene in Milano, sono andato in America, ho vinto Scosder, e poi in Brasile, ecco, i primi 3 mesi, diciamo che Ti hanno segnato in un certo mi hanno senso. segnato, sì, nel bene o nel male, insomma, Esatto, ecco. segni indelebili. Stefano, prima di salutarti volevo chiederti un tuo magari pronostico, perché al momento si possono fare solo pronostici. Poi te ne devo dire un altro, Sì, ecco, che dimmi. ricordo volentieri. Nel 91 io vinsi, battei 2 volte Michael Chang al Sì. torneo di Montreal,
e dici il Toronto di Montreal è un, adesso è un 1000, sì. E vinci 7 dal terzo, però dici ok, questo non, no, insomma non ce la manco, magari non la sottovalutata. E la settimana successiva giochiamo un quarto di finale a Los Angeles. Los Angeles torna bellissimo all'università UCLA e vinsi 4-6, 6-2, 6-4, quindi due volte con Chang, la seconda lui è lì, abita lì vicino a Los Angeles, quindi ci teneva tantissimo e insomma vinsi la seconda volta. Torneo successivo, la settimana successiva eravamo a Cincinnati e il fratello mi chiamò in camera 2-3 mattine in seguito per farmi allenare con, che era uno riservatissimo, salivano sempre tra di loro, salivano sempre due fratelli. Insomma, mi chiamò e fece piacere, insomma, certo. Ecco, perché, come se volesse la rivincita, non si capacitava che, come che l'avessi fatto due volte, insomma. Quindi... E allora magari voleva capirne qualcosina di più, potremmo dire così, no? Sì, sì, se no, insomma, ecco, mi salivano 2-3 volte con lui e è stato piacevole. Stefano, ti dicevo, magari un tuo pronostico su quando si potrà rientrare a giocare, se dovessi puntare a un caffè, ti chiedo il mese, magari, non ti chiedo il torneo, però il mese, forse settembre. Ma allora, un pronostico ti dico, vabbè, intanto a porte chiuse non credo che sì. Si possa giocare, allora il problema principale sono gli spostamenti. Comunque è difficile spostarsi dal tennista, purtroppo quello è fondamentale. E io credo che con i tornei, allora i tornei 1000, giocando solo tornei 1000, chiaro i tornei ricchi dove possono permettersi comunque di fare queste cose qua, prendendo un hotel dove metti soltanto i giocatori e praticamente anche dei voli, insomma, ecco, cioè organizzare delle trasferte dove metti soltanto giocatori con un accompagnatore, non credo che ne possano portare 5-6. Insomma, ecco, con queste precauzioni io credo che si possa riprendere anche a metà settembre. Prima la vedo difficile, sinceramente. Però ecco, saranno queste precauzioni e attenzioni, purtroppo sono i tornei più importanti, 1000 o Slam, insomma, ecco, è difficile pensare a una cosa del genere a livello future o Challenger oppure 250, insomma. Sì, cercheranno di concentrare in quei mesi lì la maggior parte dei tornei più di spessore. Di salvare un po', ecco, l'attività per quanto possibile. Dopo, finché non si trova un vaccino, il rischio è quello, perché sì. Cioè, anche l'anno prossimo. No, non cambia nulla. Rischio, cioè, sì, nel senso cambia poco. Cambia poco. Magari qualche cura, però senza vaccino vero e proprio. Pensare di ritornare alla normalità, e parlo di tennis, il nostro settore, come una volta, mi sembra abbastanza utopia in questo momento. Penso sia così. Stefano, io ti ringrazio tanto per questa bella chiacchierata. Grazie a te, grazie Luca.